Ok, probabilmente se hai cliccato su questo video avrai visto Oppenheimer e sarei stato incuriosito dal titolo. A più B uguale C è un'addizione. In questo video vedremo come questa semplice operazione sia la chiave per analizzare il film, e più in generale, l'intera poetica di Christopher Nolan. Come quasi tutti i film del regista britannico, Oppenheimer comincia in media stress, ovvero nel pieno di un'azione che per i primi minuti fatichiamo a capire fino in fondo. Saltiamo costantemente da una linea temporale all'altra e ci sentiamo spaesati. Dentro la nostra testa cerchiamo di tracciare un filo conduttore e di farci un'idea di ciò che stiamo vedendo. Cosa vorranno dire, ad esempio, le sequenze in bianco e nero e cosa quelle a colori? Come possiamo orientarci in tutto questo disordine? Proviamo a farci aiutare da Kant. Nel 1786 il filosofo tedesco pubblica un saggio dal titolo «Cosa significa orientarsi nel pensiero?». Il saggio si apre con una descrizione interessante. Un uomo si risveglia in una camera completamente buia, non può vedere assolutamente nulla e non conosce il posto in cui si trova. Prova a farsi largo nella camera e camminando si scontra con un altro letto. Pensa che se riuscisse a trovare l'interruttore potrebbe capire le dimensioni della stanza e riuscire magari ad orientarsi. La stessa identica cosa succede nei film di Nolan. Veniamo catapultati in un mondo che non conosciamo e sentiamo da subito la necessità di cercare la bussola, l'interruttore che ci faccia accendere la luce. Quello dell'orientamento è un problema piuttosto interessante. Kant si domandava: la nostra percezione dello spazio è un processo a priori, ovvero qualcosa di innato dentro ognuno di noi, oppure qualcosa che possiamo apprendere solamente dal di fuori, attraverso i nostri sensi? Provo a mettervela in un altro modo. Pensate che distinguere la destra dalla sinistra sia una capacità innata? Immaginate di telefonare ad un vostro amico e provate a spiegargli come distinguerle. Che cosa gli direste? Se volete pensarci un attimo potete mettere in pausa questo video. Un'ipotesi potrebbe essere quella di dire: esci di casa e resta un paio d'ore a guardare il sole, che sembrerà muoversi lungo una traiettoria. Questa traiettoria sarà un senso orario, da sinistra verso destra. Avremo il sole al sud e il nord alle spalle. Ma c'è un problema. Questa spiegazione è valida solamente nell'emisfero nord. Se ci trovassimo in quello sud, infatti, il sole si sposterebbe sempre da est ad ovest, ma ci ritroveremmo il sole al nord, e il suo percorso rispetto a prima ci apparirebbe quindi opposto, in senso antiorario. Per ora lasciamo quindi la domanda aperta e cerchiamo un altro modo per orientarci. E se la risposta fosse nella scrittura? Un aspetto molto interessante di alcuni primi geroglifici delle civiltà asiatiche, che poi si sono evoluti nei moderni ideogrammi, era la loro natura copulativa, ovvero il modo attraverso cui, unendo due geroglifici diversi, si formasse un nuovo concetto. Ad esempio, potevano esserci le parole urla e cane, ma unite, queste due formavano una parola inedita, ovvero abbaiare. È proprio questo il fulcro dell'analisi che vi propongo oggi e che è anche il paradigma del cinema sperimentale sovietico, che ha lanciato tantissimi artifici che ora vediamo nei film commerciali e che meriterebbero un video a parte, come ad esempio il montaggio per corrispondenze, l'uso narrativo del suono e la teoria delle opposizioni delle inquadrature. Proviamo quindi ad approfondire brevemente uno dei concetti più importanti. Voglio parlarvi di una cosa che si chiama effetto Kulesov. Come detto, i sovietici furono grandi innovatori. Uno di loro, che si chiamava Lev Kulesov, scoprì che la sensazione che ricaviamo da un'inquadratura è fortemente influenzata da quelle precedenti e quelle successive. Se alterniamo il primo piano di un uomo, e a tal proposito permettetemi una piccolissima digressione perché i sovietici non utilizzavano il termine primo piano o close up come dicono gli americani, ma piuttosto dicevano piano grosso, in quanto davano un'accezione qualitativa dell'inquadratura. Ma comunque, dicevamo, se alterniamo il primo piano di un uomo, per esempio ad un piatto di minestra e facciamo qualcosa del tipo A più B uguale C, dove A sta per la prima inquadratura, B per la minestra e C per la stessa inquadratura di A, dentro di noi daremo un significato diverso all'inquadratura C, influenzata dall'inquadratura B. Potremmo ad esempio pensare: questo uomo è affamato. Ok, ora torniamo ad Oppenheimer. Tranquilli, se non l'avete visto, ciò che starò per dire non è uno spoiler. Possiamo dire che il cuore del film si trova in una singola scena, quella dell'incontro tra Einstein, Oppenheimer e Strauss. Questa scena ci viene mostrata ben due volte, una volta all'inizio ed una volta alla fine. Ebbene, solamente alla fine, dopo tutto ciò che succede nel mezzo, riusciamo a dargli il significato corretto e a capire esattamente quale sia stata l'idea che ha spinto Nolan a voler raccontare questa storia. In poche parole, dopo averci dato A, abbiamo avuto bisogno di B per comprendere pienamente il senso nascosto dietro a C. Nolan non è nuovo a procedimenti di questo genere, anzi, potremmo dire che la sua intera poetica si basa su questa semplice addizione. Pensate che il film che gli ha permesso di fare il grande salto e di diventare uno dei registi più potenti di Hollywood, Nolan lo ha girato alla fine degli anni 90. Stiamo parlando di Memento, un film che racconta la storia di un personaggio affetto da amnesia anterograda, un disturbo piuttosto particolare. In sintesi, un uomo irrompe in casa del protagonista, lo colpisce e uccide sua moglie. A seguito di questo terribile trauma, ogni 10 minuti la sua memoria si azzera e lui deve costantemente orientarsi in un mondo che non conosce. Le sue uniche certezze sono il suo nome, Leonard, e la volontà di trovare il colpevole. Per riuscire a scovarlo, indaga e si tatua le informazioni scoperte prima di dimenticarsene, il tutto con l'aiuto di personaggi che poi si rivelano più delle volte degli opportunisti pronti a sfruttare la sua debolezza. Ci sono molte analogie con Oppenheimer, anche qui ad esempio abbiamo due storyline ben distinte a livello cromatico, una in bianco e nero ed una a colori, e solamente nella loro convergenza troviamo il tema centrale.
Un altro film molto simile ad Oppenheimer è forse uno dei più sottovalutati del regista britannico, ovvero The Prestige, che racconta la rivalità di due maghi in continua competizione, Christian Bale da una parte e Hugh Jackman dall'altra. La loro sfida ci apre le porte di un concetto molto più alto, come il prestige, ovvero quella parte finale del trucco magico che corrisponderebbe in italiano alla riapparizione di qualcosa che si è fatto scomparire, sia in realtà un meccanismo utilizzato da Nolan per raccontare, ancora una volta, due posizioni diverse rispetto ad uno stesso tema. Un procedimento questo, fateci caso, che è sempre presente nei film ben scritti e che troviamo spesso ricordato in ogni manuale di sceneggiatura. Oppenheimer è simile, anche se più sbilanciato. Mentre in The Prestige possiamo definire senza troppi problemi Bale e Jackman come protagonista e antagonista, ma sono tutto sommato due protagonisti, in Oppenheimer, per forza di cose, la bilancia tra quest'ultimo e Strauss pende sempre verso il personaggio interpretato da Cillian Murphy. Però anche in questo caso lo scontro di questi due uomini, e qui Nolan opta per il bianco e nero nelle sequenze in cui abbiamo il punto di vista di Strauss, mentre usa il colore per quelle dedicate ad Oppenheimer, ci apre le porte del tema centrale, ovvero la relazione tra uomo e potere, di come questo concetto si trascini dietro l'idea di gloria e di come tutto il mondo giri intorno a noi, anche quando non ne siamo immediatamente coscienti. Sfortunatamente in questa storia tutto ciò si materializza nella realizzazione e successiva detonazione della bomba atomica, una delle più grandi tragedie della storia umana. In conclusione, per rispondere alla domanda iniziale sull'orientamento, direi che nel cinema di Nolan non esistono conoscenze a priori. Il mondo raccontato è solamente un'interpretazione di quell'oggettivo, e molte volte, come nel caso di Memento, può rivelarsi persino fallace. Ma non tutto è perduto. Se restiamo aperti alle connessioni tra le varie scene e sequenze, noi spettatori possiamo orientarci e riuscire a tracciare un disegno mentale, ricordandoci sempre l'insegnamento dei sovietici e soprattutto che A più B uguale C. Grazie di cuore per essere arrivati fino a qui. Se volete approfondire alcuni dei concetti discussi, potete acquistare i libri e i film che trovate in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video.